Agenzia delle Entrate, tre cose da non dire mai se hai un conto segreto in Svizzera. Avendo un conto segreto in Svizzera oggi si rischia il disastro finanziario o addirittura la prigione. È un problema serio che va trattato con la massima cautela. Dopo aver visto questo video verrai a conoscenza delle tre regole fondamentali di comportamento da osservare nei confronti dei rappresentanti del fisco italiano. Sono Enzo Caputo, avvocato svizzero con studio a Paradeplatz Zurigo con Swiss Banking Lawyers .com. Negli ultimi anni ho assistito clienti americani con conti segreti in Svizzera a diventare tax compliant, aderendo all'Offshore Voluntary Disclosure Program. Questo l'ho fatto in stretta collaborazione con l'avvocato fiscalista americano Jeffrey Neiman, uno che quando era procuratore col Department of Justice ha multato l'UBS di 780 milioni. Oggi Jeffrey Neiman come avvocato rappresenta clienti con conti offshore. Insieme a lui abbiamo vissuto in primo piano le paure, gli incubi e le angosce dei clienti con problemi con l'IRS, col fisco americano. È incredibile ma vero, ho visto clienti perdere l'esistenza, la casa, la moglie e la famiglia a causa di problemi col fisco. Una cosa che non ti dicono, ma che devi assolutamente sapere, è che l'Italia ha copiato l'Offshore Voluntary Disclosure Program, la legge americana per il rientro dei capitali detenuti all'estero, per scrivere la Voluntary Disclosure per i contribuenti italiani. È una copia, uno a uno praticamente. Ora metto a disposizione tutte le mie esperienze raccolte con i miei clienti americani per farti accedere a tutti i benefici della legge e mitigare al massimo le sanzioni. Se hai un problema col fisco italiano e ti trovi in difficoltà a capire bene il meccanismo complesso della Offshore Voluntary Disclosure italiana, non è colpa tua. Proprio così, non è colpa tua. Come succede quasi sempre in Italia, la legge è stata resa talmente complicata che nemmeno coloro che l'hanno scritta la capiscono alla perfezione. Ora ti dico tre cose da non dire mai all'Agenzia delle Entrate, il fisco italiano. Tienili bene in mente. La prima cosa, non dare nessuna informazione aggiuntiva o supplementare di tua spontanea volontà, sperando di fare un favore a loro con la speranza di essere ripagato. Puoi stare certo, non sarai ripagato, mai. Anzi, l'Agenzia delle Entrate vive di queste informazioni e di queste indiscrezioni. Forse non sai che già oggi il fisco italiano ricompensa i comuni italiani che segnalano nomi di evasori, come è successo con altri paesi. Tra questi gli Stati Uniti d'America o la Germania, la politica è sempre più orientata a fare leva sulla delazione nella lotta contro l'evasione, considerando quest'ultima, considerando l'evasione come un reato ai danni della comunità. Tanto che sono in atto delle proposte di legge da parte del Movimento 5 Stelle che prevedono addirittura premi in denaro fino al 30% della somma recuperata dall'evasore. Incredibile ma vero, il 30% per denunce. Se insistono con le domande, cosa devo dire? Se insistono, tu hai il diritto al silenzio assoluto. Hai il diritto a nominare un rappresentante legale. Quindi non farti mai prendere dalla paura e rifiuta di dare risposte non preparate, che in un secondo momento potrebbero essere usate contro di te. Dunque non ti fai un favore. Seconda cosa importante, non mentire. Non estrapolare la verità. Una menzogna può essere fatale perché rischi la prigione. Meglio rifiutarsi di rispondere, ma mai mentire. Fissalo bene in mente, meglio il silenzio che una menzogna. Terza cosa, non rispondere se non hai capito al 100% la domanda. A volte infatti le domande sono poste per metterti in difficoltà, con lo scopo di far emergere eventuali contraddizioni. Anche qui è un tuo diritto sacrosanto a non rispondere e prendere tempo rispondendo magari in un secondo momento dopo esserti coordinato con il tuo legale.
Il conto segreto in Svizzera è un problema serio e va trattato seriamente. Insieme parleremo qui a Zurigo, sul territorio svizzero, nella giurisdizione svizzera, con il massimo, con il professionista italiano idoneo per il tuo caso, mentre io inizio a raccogliere tutta la documentazione bancaria idonea a ridurre le sanzioni. La documentazione bancaria lascia il territorio svizzero senza i tuoi dati personali, sotto forma anonimizzata, per darti la massima protezione fino alla fine. Il tuo nome sarà fatto solamente l'ultimo giorno, solo così evitiamo che il tuo nome vada a finire nelle mani sbagliate. Perché una cosa è sicura: questi fenomeni del whistleblower, tutte queste cose qua, verranno sempre di più. Altra cosa che devi assolutamente sapere è che il commercialista italiano, secondo la legge italiana, è addirittura obbligato a denunciarti. Una volta che ti sei rivolto a lui, ma ti rifiuti in un secondo momento di dargli il mandato, potrebbe denunciarti, rendendo poi vana la possibilità di aderire alla volontaria disclosure italiana e perdi così i suoi benefici. Perché tutte le trattative con commercialista in Italia le conduco io per te, qui sul territorio svizzero, proteggendo la tua identità fino all'ultimo momento. Questo è molto importante. Per fare il primo passo, per risolvere il tuo problema, devi prendere ora in mano il telefono, possibilmente un telefono neutrale, e digitare il numero seguente: 004179-790-4444 e fissare un appuntamento con me qui a Zurigo, a Parade Plaza, al mio studio. La prima consulenza è completamente gratuita. Questo è il primo passo per risolvere il tuo problema col fisco italiano. Telefonami ora, non aspettare. Se non hai un conto segreto in Svizzera, ma ti è piaciuto questo video, clicca su subscribe e abbonati al mio canale YouTube per ricevere altri video che illustrano il mondo del private banking. Se hai un amico che potrebbe avere un conto in Svizzera, girali questo video e aiutalo ad informarsi. A tutti una bella giornata. Grazie per l'ascolto.